Bene Luca, abbiamo appena finito la registrazione di questo brano, mi è piaciuto tantissimo, ti ringrazio anche per la tua disponibilità a partecipare a questo progetto. Anno della Fede e artisti, secondo te questo binomio come si può sviluppare? Ma è un discorso complesso, però io credo che insomma l'arte abbia sempre dentro una finestra aperta verso il divino, verso il mistico, quindi l'arte e la fede si legano, si incrociano molto più di quanto si possa pensare, e quindi insomma questo è un progetto nuovo, diverso. In questo caso io non sono autore perché diciamo recito, leggo un pensiero, un'opera teologica scritta da te e quindi sarai poi tu a spiegare bene i simboli che ci sono dentro, che sono importantissimi. È stata un'esperienza nuova per me, molto, molto bella e credo che possa poi in futuro svilupparsi anche dentro le canzoni, altri tipi di opere, esserci un contatto insomma tra queste due facce forse della stessa medaglia. Un'ultima cosa, un'immagine che ti è piaciuta, che ti ha toccato particolarmente, o un'espressione del testo? Ma io credo che insomma, questo concetto del passaggio nel mare o della strada nel mare, che apparentemente, come ho anche scritto in una canzone, insomma, trovarsi di fronte al mare, la prima sensazione che hai è proprio quella che insomma, non ci siano strade, infatti per tanti secoli è stato quasi un muro, una barriera insormontabile, invece l'idea che c'è la possibilità di passare, di trovare una via, di arrivare da un'altra parte, questo è molto bello. Bene, un augurio anche per noi per proseguire questa navigazione assieme. Ok, Grazie. ciao, ciao a Ciao. tutti.